Ciao a tutti, oggi sono qua per mostrarvi alcuni dei miei ultimi acquisti in fatto di vestiti e accessori. In realtà sono prevalentemente vestiti perché avevo veramente bisogno di riempire l'armadio con cose calde perché patisco particolarmente il freddo, quindi ogni anno tragedia, non so mai che cosa mettere per non avere freddo. Qui non fa freddissimo in realtà, però io sono particolarmente freddolosa, quindi ho bisogno di stare al caldo, mettere maglioncini. Poi il mio armadio in generale aveva bisogno un po' di rinnovarsi. C'erano delle cose che mi trascinavo dietro dalle medie, alcuni maglioni infeltriti, altri che mi erano piccoli, quindi ho dovuto sistemare un po' di cose e rifornirmi. Direi di partire dalla cosa più ingombrante, così ce la togliamo subito di torno, ed è questo piumino che ho preso da Zara. Lo so che il colore è un po' strong per alcuni, però io ho sempre avuto piumini sul nero, su colori comunque scuri, classici, e volevo qualcosa più da tutti i giorni, perché appunto piumini neri per uscire, cappotti, ne ho, però per tutti i giorni mi sembrava abbastanza portabile anche col colore di capelli che ho adesso. È corto, arriva insomma poco sopra il sedere, e tiene caldissimo, è veramente super imbottito, e appunto questo collo alto che all'interno è imbottito con una sorta di finta pelliccia, quindi anche senza sciarpa avvolge il collo e tiene veramente molto caldo. Io lo sto portando veramente molto bene tutti i giorni, è il top. E già che ci sono, vi mostro anche i guanti che ho comprato sempre da Zara, visto che li avevo nelle tasche di questo piumino, e sono questi qua. Sono abbastanza classici, sì, dovrei tagliargli il coso, ma non mi ricordo mai. Comunque sono abbastanza classici, sono tipo in panno da una parte e dall'altra invece tipo in ecopelle, nero, veramente classicissimi. Non tengono caldissimo come speravo, però si abbinano facilmente a qualsiasi cosa, sono sul grigio, beige, quindi abbastanza classici, portabili. Sempre da Zara ho preso inoltre una delle loro mega sciarpone, che sì, cioè tutta nella videocamera non ci starà mai, comunque è una di quelle sciarpe grandi, morbidissime, veramente tengono caldo anche al tatto, sono veramente molto morbide, soffici, e grigia si abbina facilmente a tutto. La metto principalmente con il piumino giallo, però anche sul cappotto ci sta veramente benissimo, perché non ha nessuna trama, è grigia, semplicissima, tiene caldo, questo è l'importante. Sono stata poi da Pull & Bear, dove ho preso questa maglia molto semplice, classica, grigia scura, con il collo leggermente alto, perché i colli alti a me danno un pochettino fastidio. È in viscosa, quindi non pensavo, tiene abbastanza caldo ed è semplicissima da abbinare, sia per uscire magari con una bella collana particolare che per tutti i giorni. E soprattutto è una maglia abbastanza aderente, quindi posso abbinarla facilmente ai mom jeans, che a me piacciono tantissimo. Li trovo molto comodi, soprattutto adesso che è in inverno, perché sotto ci posso mettere i collant termici, quindi non sento freddo neanche in quel caso. Solo che se ci metto uno dei maglioni miei classici, che magari è un pochettino largo, sembra una barbona, quindi avevo bisogno di qualcosa di più aderente, più fine, da mettere anche con i mom jeans, e questa maglia è perfetta. Ho preso poi un paio di pantaloni su cui all'inizio avevo qualche dubbio, perché è una cosa che non ho mai portato, però mi sono lasciata convincere da mia sorella, perché mi diceva che slanciavano molto. Poi sono caldi, sono in viscosa, quindi mi sono lasciata convincere, di sicuro li metterò tantissimo durante le feste. Sono dei pantaloni ad elastico che si portano a vita alta, anche questi sono grigio scuro e sono a zampa. Cioè, sembrano immensi da qua, però in realtà con un paio di tacchi mi stanno giusti. Sempre da Pull & Bear ho preso poi un paio di stivali che, visti così, sono un po' un pugno in un occhio, almeno a me è andato questa impressione di essere veramente pesanti. Non lo so, non mi ispiravano molto. Poi li ho visti addosso al manichino, quindi così dall'alto, e mi sono piaciuti veramente tanto. Li ho provati e sono comodissimi e mi piace la forma che danno al piede. Nonostante da così siano un po' me, addosso stanno decisamente molto bene.
Mi piace veramente tanto la forma che hanno, non sono particolarmente alti e poi hanno il tacco ma sono comodi, quindi per me che sono bassina, avere un aiuto, quindi un rialzo però non soffrire come una dannata è veramente una manna dal cielo. Sono poi neri, quindi sia per tutti i giorni che per uscire si abbinano facilmente. Ecco, non sono estremamente eleganti probabilmente per questo stacco marrone che hanno sul tacco, però... Ecco, io non, di solito non partecipo a grandi gala o altre cose, quindi per andare al cinema, un aperitivo, una cena con gli amici, ci stanno, si portano benissimo. Ultima cosa presa da Pull&Bear, questo maglione bellissimo. È oversized, quindi lo vedete enorme per questo motivo. Anche questo ha leggermente un po' di collo, non è a collo alto. È fantastico. Uno, mi piace tantissimo la trama, così a treccia, mentre dietro è semplicemente lavorato a maglia, non ha nessuna trama. Tiene caldissimo, è veramente morbido, soffice, confortevole in una maniera pazzesca, sembra di essere in pigiama. E poi il colore è fantastico. Sono due verdi intrecciati, cioè un verde più chiaro, simil Tiffany, e un verde invece scuro. È stupendo, a me piace tantissimo. Poi con il colore di capelli che ho adesso, che è sul grigio, so che sembra un po' azzurro, in realtà sono grigi adesso. Ci sta divinamente, mi piace tantissimo. E all'inizio non ero convintissima di prenderlo perché tutti i maglioni che ho sono leggermente oversized, quindi posso metterli soltanto con dei pantaloni aderenti, con i mom jeans assolutamente no, perché fa appunto l'effetto barbone. Quindi ero un po' in dubbio, però lo sto portando tanto, mi sta piacendo tantissimo e quindi sono contenta di averlo preso. Sono stata poi da Tommy Hilfiger, un negozio da cui non avevo mai acquistato nulla, però sto rivoluzionando molto il mio guardaroba, il mio modo di vestirmi e mi sembrava che avessero delle cose molto carine e infatti ho preso due capi che sto amando alla follia. Il primo è questa camicia color cipria, bellissima. È molto semplice, ha leggermente un dettaglio sul davanti e sulle maniche. È molto classica, molto semplice, non si apre fino in fondo, ma i bottoni si fermano circa a metà e sono appunto nascosti. È una di quelle cose classiche che metti sia di giorno che di sera, che puoi abbinare a un cardigan, a un maglioncino. A niente, quando farà un pochettino più caldo. È un colore veramente molto tenue, molto carino. L'ho vista e me ne sono praticamente innamorata. Sempre lì ho preso poi questo maglioncino blu crop top con le strisce a paillette. È veramente morbidissimo, bellissimo. Si sfrutta veramente tanto perché anche questo può essere portato tutti i giorni, ad esempio con i mom jeans. Quando ho provato questo maglioncino avevo infatti un paio di mom jeans addosso e stava veramente da Dio, sia per uscire magari con un pantalone più elegante o con una gonna a vita alta, sta veramente benissimo, penso che lo sfrutterò un sacco. Poi è morbido e tiene caldo, quindi ancora meglio. Ultimo negozio di vestiti in cui sono stata, Stefanel, dove mi sono lasciata leggermente trasportare perché era tutto in saldo al 40%. Ho preso questo maglioncino qua, molto semplice, con un paio di tasche sul davanti e a righe bianche e nere, veramente molto morbido. Anche questo è lana mista a viscosa e cashmere. Ha le maniche leggermente corte, quindi arrivano poco sopra il polso. Se no, per il resto è veramente molto semplice. Sembra leggerino, ma in realtà tiene molto caldo. Altro maglioncino che si abbina bene sia ai pantaloni a vita bassa che ai pantaloni a vita alta è questo qua bianco, veramente morbidissimo, che è lana ed alpaca. Sul davanti è molto semplice, mentre sulle maniche ha una sorta di trama righe, quasi a ricordare una sorta di toppa sul gomito. È veramente carinissimo, sia per tutti i giorni che per uscire, magari con qualche accessorio, una collana o un pantalone un po' più elegante. Ci sta veramente da Dio e tiene caldissimo. Voi non immaginate quanto tenga caldo questo maglioncino, quindi me ne sono innamorata subito. Ho preso poi un maglioncino che mi ricorda tanto i maglioni norvegesi. Se non li conoscete, provate a googlarli perché
sono la fine del mondo, sono quei classici maglioni da Natale con delle trame particolari che tengono caldissimo e appunto si portano soprattutto in Norvegia. Quindi quando l'ho visto ero un po' in dubbio per il colore, però allo stesso tempo fa molto inverno, molto Natale. E è in realtà il primo maglione che ho messo fra tutti questi. Ed è questo qua. Come vedete ha una trama molto invernale, natalizia, ricorda un po' i fiocchi di neve, le trecce, non lo so. Questo è 100% lana, tiene veramente caldissimo, anche se non è grosso, pesante, veramente sottile come maglioncino e anche questo è abbastanza aderente, quindi anche con dei pantaloni un pochettino più comodi, più larghi, ci sta veramente bene. Io l'ho messo anche per i mercatini di Natale e l'unica parte del corpo in cui non ho sentito freddo è stato appunto il corpo, perché avevo questo maglioncino qua. L'unica maglia non maglioncino che ho preso è questa qua, che è di un verde scuro bellissimo, molto elegante secondo me, e sembra un po' pelosa, cioè ha tipo dei fili, non è particolarmente morbida, rimane un po' ruvida al tatto, però ha appunto questo effetto un po' pelo e è a tre quarti. Mi piace molto come mi sta addosso perché sembra quasi che abbia le spalle imbottite quando non è così, però mi piace la forma che dà al mio corpo e per uscire secondo me è veramente molto molto carina. E come vi dicevo all'inizio, ho comprato anche due paia di pantaloni classici, veramente semplici, che però mancavano nel mio armadio e lo so che a 25 anni non avere un pantalone semplice è un po' un crimine, però sto rimediando a tutti i miei sbagli, rivoluzionando un po' il mio guardaroba. Il primo pantalone che ho preso è questo qua, veramente semplicissimo, nero, con un paio di bottoni sul davanti, tiene abbastanza caldo, sta a vita alta, semplice, classico, nulla da dire, se non che la gamba si ferma alla caviglia, quindi il pantalone non arriva fino in fondo, rimane leggermente corto, ma non è un problema perché io di solito ci metto le calze termiche sotto oppure un paio di stivali, quindi non sento freddo, perché per me sì, la caviglia scoperta mi dà fastidio, mi fa freddo, però ho pensato che questi pantaloni, non essendo particolarmente caldi, li potrei sfruttare molto anche in primavera, in autunno, quasi quasi in estate, nei periodi più freschini, quindi ho comunque scelto di prendere un pantalone più corto per questo motivo. E anche perché ne ho preso uno praticamente identico, però con la gamba lunga, ed è questo qua, che vedete molto simile, cambiano leggermente i bottoni sul davanti. Il colore in videocamera sembra un po' più rosato, in realtà è veramente marroncino. È praticamente identico, solo che come vi dicevo ha la gamba lunga, arriva fino in fondo. Sono quei pantaloni che puoi mettere benissimo sia di giorno che di sera, con una camicia, con un maglioncino, con qualunque cosa. Sono classici, semplici, quindi devono esserci nell'armadio di ogni signorina. Gli unici accessori che ho preso, perché contavo di filmare tutto ciò con l'arrivo del mio pacco da Skinny Dip, ma così non è stato, sono in realtà un regalo e una cosa che ho preso io. Il regalo è questa cover della Skinny Dip che mi ha regalato mia sorella e è carinissima perché è trasparente con i cestini del cibo cinese che hanno gli occhietti. È rigida e ho il terrore di metterla al telefono perché ho paura che si stacchino gli occhietti, quindi ancora non l'ho messa su nonostante mi piaccia da morire, cioè veramente troppo carina e coccolosa. L'altro accessorio che ho preso sono invece degli anelli che ho preso da Accessorize. È un set veramente carinissimo, a me piacciono da morire questi anelli, poi così con delle pietruzze, anche i midi rings mi piacciono un sacco, poi porto tanti accessori sull'argento, quindi li abbino facilmente a qualsiasi cosa. Questi erano quindi i miei ultimi acquisti. Fatemi sapere qua sotto che cosa ne pensate e cosa utilizzate o avete comprato voi per combattere il freddo, se siete freddolosi come me, così possiamo scambiarci qualche consiglio. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!